Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 5 settembre 2023, Santa Madre Teresa di Calcutta. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Gli impianti di illuminazione delle strade d'ingresso che portano ad Ostuni saranno oggetto di potenziamento ed efficientamento. Il Comune ha ottenuto l'assegnazione di un contributo di 130.000 euro, attribuiti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. L'amministrazione comunale ha ritenuto proseguire nell'attuazione di un programma già avviato da qualche anno. Nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica con tecnologia a LED sostituiranno gli attuali obsoleti impianti di pubblica illuminazione. Le strade interessate sono strada comunale Ic-Iac, strada per Villanova nel primo tratto adiacente la rotatoria per Fasano, strada per Martina Franca, strada per Celie Messapica, strada per Francavilla Fontana, strada per San Michele Salentino, strada per Carovigno dall'incrocio con via Fogazzaro fino alla rotatoria della zona artigianale. Interventi di messa in sicurezza che rendono più fruibili ed eleganti le strade di accesso alla nostra città. L'obiettivo della nostra amministrazione è di cantierizzare quante più opere possibili in vista della prossima stagione turistica, dichiara Angelo Brescia, assessore ai lavori pubblici. Passeggiare tra i vicoli ombreggiati, liberando la mente, svingolandosi dal tempo presente e prendersi e perdersi dentro una scenografia di pietre bianche tra realtà e immaginazione. Questa è la nostra Ostuni e queste le considerazioni dei vacanzieri ai microfoni di Mino Monaco. Da dove viene? Napoli. Palagiano. Mondragone, Caserta. Da Grumapula, provincia di Bari. San Marcellino, in provincia di Caserta. Crispiano. Dal lago di Como. Come hai scelto proprio Ostuni per passare questa serata? Innanzitutto è un regalo che ci è stato fatto dai nostri figli per il nostro anniversario di matrimonio. Comunque è una città bellissima, insomma, che fa parte delle perle, diciamo, della Puglia. Quindi ce la stiamo godendo tutta questa serata a Ostuni. Bella. Molto bella, molto bella. Me ne hanno parlato bene, quindi ci sarà tanto da vedere. Un centro storico bellissimo, il mare è stupendo, tutta la Puglia. E è piaciuto proprio questo, il centro storico, proprio in tutta la sua diversificazione di tutti gli altri paesi che abbiamo visitato fino adesso. Pieno di gente, pienissimo di gente, tantissimi turisti. Davvero bello, davvero bello. Veniamo sempre, ogni anno. Almeno una serata veniamo qui. Quindi parliamo di turismo enogastronomico, turismo balneare, interessato molto da questi settori del nostro territorio. Sì, diciamo che sotto tutti i punti di vista, sia il mare sia la questione gastronomia, sono tutti punti di forza, diciamo, del luogo, e quindi per questo abbiamo scelto anche facilmente questa meta. Esperienza positiva. Positiva anche sul cibo, molto positivo. Una cittadina stupenda. Molto bella. Inizialmente sicuramente il mare, le bellezze che ci sono in giro, e in secondo ordine la cucina, perché io faccio lo chef e allora vengo e mangio molto bene in Puglia, essendoci una materia prima ottima. Le aspettative nei confronti di Ostuni sono alte dopo tutta la pubblicità che c'è stata quest'anno per questa stagione estiva. C'è di continuo, proprio i social sono strapieni sia di locali ma a prescindere, anche tanta gente che pubblica, che insomma pubblicizza loro stessi, quindi veramente molto bello. Molto positiva, si mangia. Giro con Ciccio. Ciccio Lape. Ciccio Lape. Ciccio Lape, bellissimo. Salutiamo Ciccio Lape. Bravissimo. Cosa pensa del territorio? Pensa che sia un totale via di sviluppo ed espansione, o ci sono comunque dei lati negativi, qualche critica? Cosa, i parcheggi, come c'è sempre da migliorare, almeno dalle nostre parti qui al sud c'è sempre qualcosa da migliorare. Avete avuto modo di parlare anche con ostunesi, di rapportarvi con la popolazione autoctona, è cordiale? Sì, molto simpatici. Quindi grande cordialità. Grande cordialità da parte dei pugliesi.
Il Museo Civico di Ostuni è aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 10 alle 19. Tra i più interessanti reperti archeologici che si possono ammirare vi è il calco della donna di Ostuni, gestante con feto risalente a circa 27.000 anni fa. Inaugurato il nuovo sportello FENAILP per servizi alle imprese e alle persone con il patrocinio di EPACA in via Monsignor Palma 10 ad Ostuni. A tutti i cittadini saranno garantiti servizi assistenziali e da conseguenze di infortuni e malattie professionali. Questa sera presso il Palazzo Roma alle 20, penultimo appuntamento dal tema come la vita reale entra nel cinema e di come le storie quotidiane diventano fonte di ispirazione per grandi film, con Antonella Gaeta, giornalista e sceneggiatrice. Modera Nando Sallustio. A seguire verrà proiettato Stranizza d'Amuri, il film di Beppe Fiorello tratto da una storia vera accaduta durante la sua adolescenza. Prossimi al matrimonio Maria Antonietta e Giovanni. Felicitazioni ai futuri sposi. La farmacia Matarrese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni la succursale estiva della farmacia Santoro. Meteo, annuvolamenti localmente compatti, non si esclude qualche breve pioggia, venti di tramontana, temperature stabili, mare poco mosso. Citazione odierna, poi un giorno scopri le tue fragilità e diventi invincibile. Grazie per aver preferito la nostra informazione.